E Gasofont attacca all'interno Pepperwise, i due apparigliati, parte bene anche Parigioli lungo la corda, tre in linea all'imbocco della prima piegata, passa Pegaso, rinviene Parigioli, interviene adesso Pepperwise che probabilmente otterrà strada da Pegaso. Completamento dei 200 iniziali con Pepperwise che sfila a condurre su Pegasofont e Parigioli. 16 secchi, 200 iniziali, in quarta posizione troviamo Premier Baby a precedere Impeto Diff e poi Passione Dete, 31,8 il quarto iniziale, muove a largo Menelao Day che si trascina Passione Dete, i due puntano in avanti, vanno a caccia di Pepperwise, 48 i 600. Con il leader che ha fatto i propri comodi e si lascia affiancare da Menelao Day che si trascina Passione Dete, poi lungo la corda Pegasofont e Parigioli a precedere Premier Baby, 1,5 scarsi di 800, piuttosto lento anche il giro di pista, si va di conserva anche al completamento del chilometro. Percorso in 1,29, adesso cerca l'accelerazione il leader, Menelao ai suoi fianchi si fa particolarmente incisivo, poi Pegasofont alla corda e Passione al largo. Gli ultimi 200 metri in 14,4, Pepperwise sollecitato, Menelao ai suoi fianchi, Passione che si prepara, Pegaso lungo la corda. Battute conclusive, mette la testa di fuori Passione Dete, ma ancora lontano da Pepperwise che cerca di prendere vantaggio. Passione a caccia di Pepperwise, Passione scattata con un'altra frazione, però non riesce ancora a superare Menelao e Pepperwise, i tre su di una linea e sul traguardo è Menelao Day che dopo percorso esterno riesce a sopravanzare Pepperwise all'interno e a contenere Passione Dete al largo. Tre su di una linea, ma quel che è certo è che a vincere Menelao Day, dopo percorso completamente a largo, l'allievo di Gaetano Di Nardo, i colori della scuderia Times, il training di Matteo Orlando, è bastato il giro conclusivo in 59,9 per rivedere di nuovo in auge il vecchio e glorioso Menelao Day.